potente il tuo impero. La guerra era lontanissima per noi, sentivamo le notizie dai giornali, dalla radio, allora c'era il giornale radio ogni giorno all'una, le battaglie, non so, le battaglie in Africa di Al-Alamein, ci giungevano come cose lontanissime, le battaglie di Stalingrado in Russia, e sembrava quasi che questi fatti non ci riguardassero. Il primo segnale mi arrivò dal passaggio di una formazione di aerei, di quadrimotori americani, di Beretor per la precisione, che andarono a bombardare Sulmona. Siamo nell'agosto, metà agosto per sa poco, del 1943. Dopo l'8 settembre ci ritrovammo coinvolti in fatti militari di una certa durezza, che poi sono diventati duri nel corso dei mesi. Orsogna fu linea di trincea per 6-7 mesi, bombardato continuamente dagli alleati, perché che sparavano dalla parte di Sant'Usanio del Sangro. Fu distrutta, fu rasa al suolo. Nell'Appennino abruzzese, l'ottava armata del maresciallo Montgomery è vittoriosa, ma ferma. La marcia inarrestabile del comandante britannico era partita dalla trionfale vittoria dell'Alamein, alimentando nella popolazione la speranza di una veloce risoluzione del conflitto. I militari sono stati fatti prigionieri e in Italia, al nord e al sud, ci sono governi senza autorità e la popolazione tutta è senza Stato, in balia degli eventi. Inoltre, dal momento in cui il re ha firmato l'armistizio e si è sganciato dal patto d'acciaio, i tedeschi sono divenuti sospettosi e violenti. I tedeschi in Abruzzo hanno occupato sia i centri maggiori che i piccoli borghi. Il controllo sul territorio è totale, pattugliano le montagne, i corsi d'acqua, i boschi. Intanto lavorano febbrilmente alla costruzione di trincee e per tale scopo rastrellano sul posto sia i giovani che gli uomini di età più matura. Ma molti spariscono, si danno la macchia, così come cercano di nascondere gli animali per evitare che vengano requisiti dall'esercito tedesco. Con l'avvicinarsi delle forze alleate, i militari tedeschi sono diventati sempre più aggressivi nei confronti della popolazione civile, che pure, con grandi sacrifici, aveva accettato la forzata convivenza. Quando l'ottava armata di Montgomery arriva sul Sangro, la maggior parte degli italiani parteggia per gli inglesi. Spera in un rapido attraversamento del fiume affinché il fronte, spostandosi più a nord, porti la guerra lontano. Ma ci vorranno 3 settimane perché l'impresa abbia successo. Quando finalmente gli inglesi varcano il Sangro e liberano Lanciano, Fossacesia, Castelfrentano, fra le popolazioni della valle del fiume Aventino e di tutta la zona collinare a sud di Chieti cresce la trepidazione. Le speranze però si raffreddano davanti all'ostinata resistenza tedesca. Orsogna si rivela una roccaforte inespugnabile. Ortona sarà conquistata dai canadesi a caro prezzo. Da Guardia Grele i tedeschi cannoneggiano la fascia collinare appena liberata dagli alleati. La vita della popolazione è sempre più impossibile, con 2 eserciti stranieri che si fronteggiano nella terra d'Abruzzo. Ma dove sono finiti lo Stato Maggiore del Regio Esercito Italiano, le roboanti promesse della retorica fascista, i trionfi del re d'Italia imperatore d'Etiopia? La guerra che eravamo andati a portare fin nelle gelide steppe e nei deserti infuocati è dunque arrivata qui, nelle nostre case?
Per tutto il mese di ottobre 1943 a Orsogna, come in tanti altri paesi della linea Gustav, i tedeschi rastrellano gli uomini. Serve manodopera per creare il complesso sistema di trincee e fortificazioni difensive lungo la Valle del Sangro. Ci sono razzie di animali, requisizioni di generi alimentari e vessazioni. Le già precarie condizioni dei civili vengono esasperate. L'ordine di evacuazione dei centri abitati fissa come termine ultimo il 10 novembre e quindi la gente deve privarsi anche della casa. Poi venne lo sfollamento, diciamo così. Lei si ricorda i tedeschi che vi hanno detto di andar via? Sì, disse con proclama che bisognava abbandonare il paese. Però si parlava di un mese, 40 giorni, massimo 2 mesi saremmo tornati. Quindi ci spostammo in campagna con la famiglia e non portammo quasi niente. E poi ci fu l'ordine che dovevamo evacuare pure da quelle case. Noi non partimmo e i genitori cominciarono a scavare delle grotte. Dovetti sfollare con la famiglia il 9 novembre, riparando verso una contrada di Orsogna chiamata San Basile. Di lì subì altri sfollamenti da parte dei tedeschi che venivano dalla parte di Langiano, Castelfrendano, raggiungendo Orsogna. Il finimondo c'è stato dopo. Quando Orsogna comincia, quando si sono avvicinati gli inglesi che sono rimasti giù al muro, se qualcuno trovava dentro casa, dice, se non ti muovi ti sparo. Allora sono diventati più, chiamiamoli feroci, perché quello era feroce, poi si presentavano con quelle pistole in mano, ti impaurivi. Bombardamento, mia madre si avviò per vedere cosa era successo, trovò la prima bomba che scese a Orsogna, colpì casa nostra. Prima hanno venute 2 bombe a idrappola e appresso ha cominciato a sparare queste cannonate. Noi già avevamo una casa un po' più giù e la grotta un po' più su. La sera andavamo in grotta, la notte. Perché avevate paura di cosa? Per le bombe che passavano, se sentivi sempre i fischi, e andava a scoppiare nella parte di là. Veramente, non mi rendevo nemmeno conto, perché noi si pensava una settimana, massimo 10 giorni, e torniamo a casa. Trovavamo tutto, perché avevamo murato tutta la roba migliore, tutte le provviste, allora se ne facevano di provviste allora. Abbiamo portato quello che ti poteva servire per una settimana, anche come di vestiti. Per molti mesi la popolazione di Orsogna sopravvive in grotte che inizialmente erano state scavate per ripararsi dai bombardamenti. Le grotte vengono via via ampliate fino a poter ospitare anche 100 sfollati. Dopo siamo andati in campagna a una cognata e siamo stati 10 giorni alla casa della mia cognata. Dopo siamo andati alla grotta. Dentro una grotta eravamo 100 persone. E c'entravate tutti e 100? Perché era tutto camerette, che la grotta, era la grotta del Briand, si diceva. Una grotta grossa, che era. E lui tra me e i piccolini, non è mezzo, e mi strillava. Mamma, dammi lo pane in ghilloli, parlava così. Appicci sa luce, mamma. E che ti dentro a quella grotta? Che ti diceva uccidere? Che ti diceva te ne da scegliere? Che te ne perché strillava, e i piccolini, Antonio. E quindi non lo sopportavano dentro la grotta? Lo poteva sopportare. Allora, 2 vecchi, si chiamavano Giovanni di Chichere, 2 chiarini, Linuccia, dammela a me su cidre. Hai dato lo cidre dentro la grotta e ha fatto le mazze, le mazze.
a giocare. Gli ha dato lo pane e i piccolini, i piccolini e Antonio lo che dentro. Studiavo musica e almeno dicevano che andavo bene, tanto è vero che mio padre mi comprò un pianoforte. Noi dal paese portammo questo pianoforte in campagna con un carro trainato dalle mucche. Non tenevamo niente perché non avevamo portato niente. Trovate un po' di grano, mio padre, che lo macina caffè. Immaginate che quella ci facesse una pizza, mia mamma. Mi mettesse sotto lo coppola e cacciasse a tutti per far mangiare le cibre. Tante famiglie eseguono l'ordine di trasferirsi a nord e raggiungono Chieti, il capoluogo più vicino. La città diventa in questo periodo il punto di riferimento per tutti gli sfollati della provincia. La sua popolazione si triplica e supera in breve i 100.000 abitanti. Per tutti si prodiga l'arcivescovo Monsignor Venturi, che dalle autorità tedesche riesce ad ottenere per Chieti il riconoscimento di città aperta. Dove eravate diretti voi? A Chieti. Ah, quindi avevate lasciato la grotta? A Chieti perché dovevano portarci al campo di concentramento. Ci siamo fermati una notte, per passare la notte eravamo stanchi, le case le trovavamo tutte aperte, tutte disabili perché tutte erano andate. E trovavamo il ben di Dio in una casa, mele, fichi secchi. Quindi dice, mamma mia, ci saziamo proprio come si deve e ci addormentammo là. E avevamo trovato un asinello. Ah, che poi ci siamo portati dietro a Chieti. Con un camion ci portarono a Chieti, uno sopra l'altro al camion, perché ne eravamo molti. E arrivammo a Chieti e fummo accolto dal seminario regionale. Anche nelle zone più interne di montagna, i tedeschi cominciano a operare ai primi di ottobre e catturano uomini per i lavori di fortificazione che vanno da Pizzoferrato a Roccaraso, dove temono l'attacco inglese. Lungo il fiume Sangro, da questo versante. Sì. Allestirono una linea di campo minato, ma lunga non lo so quanti chilometri. Risalendo il pendio della valle, a poche centinaia di metri, allestirono delle postazioni e facevano pure il pattugliamento. Poi l'altra linea la fecero qua, a monte, un'altra linea difensiva. Anche qui requisiscono animali e viveri che confluiscono per lo più in un enorme accampamento nascosto fra i boschi della montagna spaccata, sull'altopiano delle Cinque Miglia. Tutti i paesi di montagna a ridosso del fronte rischiano di essere evacuati e distrutti, seguendo la strategia della terra bruciata. Dall'autunno del 43 alla primavera del 44, i tedeschi spargeranno il terrore dappertutto. Allora giravano per le case, si prendevano le galline. Noi i maiali l'abbiamo ammazzato di nascosto e li abbiamo cotti. Si prendevano i maiali, tutto. L'abbiamo cotto tutto quanto, tutto intero dentro una pentola. Oltre che bruciavano e cominciarono, la prima volta come dopo cominciarono a ammazzare gli animali domestici. Dove si è rifugiato con la sua famiglia? Al bosco, eravamo 20 persone. Mia cognata è partorita là sotto il 17 gennaio con la neve ricoperta le baracche di tutti. Come avete fatto a mangiare? Venivamo qua al paese a prendere qualcosa quando i tedeschi erano di battuglia e noi ci andavamo a nascondere per pigliare due patate, due cose. Facevamo tutta la mattinata, arrivavamo la mattina verso le 9 e ritornavamo il pomeriggio. Loro facevano delle, non so come facevano quelle patate, però a noi quel tipo di patate. In lingua parlavano? A botte di segno, ti capivo, cartofi, le patate li chiamavano le cartofi, a botte di segno noi lo capavamo. I tedeschi erano belli, tutti grossi, belli, biondi, erano belli i tedeschi, ma non ti potevi fidare. E un tedesco mi voleva dare un paio di scarpe, dopo noi il giorno di Natale non ci siamo potuti ritornare. E le scarpe poi gliela date il tedesco? E dopo non me l'ha dato più, io andavo con le scarpe di legna.
Con la vittoria inglese sul Sangro, a fine novembre i tedeschi nell'area costiera si ritirano per un tratto di quasi 20 chilometri. Abbandonano anche paesi strategicamente importanti, come Casoli, che è all'imboccatura della Valle dell'Aventino. Il paese per alcuni giorni viene a trovarsi in una situazione di stallo e di grande apprensione, perché i tedeschi non ci sono più e gli inglesi tardano ad arrivare. Il maresciallo Montgomery si trova a pochi chilometri, a Sant'Eusanio del Sangro. Perciò, per scongiurare il pericolo che i tedeschi tornino, il vice podestà Mosè Franchetti, don Ermenegildo Scarci e Maddalena, la prima figlia del barone Ricci, partono per raggiungere il comando inglese a Sant'Eusanio. La loro missione consiste appunto nell'esortare gli alleati a venire a Casoli, dove garantiscono che non ci sono più nemici. È in questo momento che la valle del fiume Aventino diventa una sorta di terra di nessuno, dove si alternano pattuglie inglesi e tedesche e che per questa posizione precaria sarà soggetta alle distruzioni e alle violenze fra le peggiori compiute dai nazisti lungo il fiume Sangro. All'inizio dell'occupazione tedesca avevo 13 anni e mezzo circa. Mi trovavo qui a Torricella perché, come tutte le estati, venivamo a passare il mese di agosto nella casa di mio nonno. Quell'anno, il 43, venimmo molto prima perché le scuole chiusero prima del solito. L'armata italiana in Tunisia era stata abbattuta, si cominciava già a pensare all'invasione della Sicilia, si facevano sempre più insistenti le voci su possibili bombardamenti di Roma e quindi mio padre ci disse: andate via, andate in Abruzzo, dove sicuramente starete più tranquilli, cosa che, come si vedrà, non si è realizzata. Verso metà ottobre sono arrivate intere compagnie di tedeschi, hanno preso stanza stabile a Torricella, hanno cominciato a razziare tutto quello che era possibile razziare, hanno svaligiato praticamente tutto, hanno cominciato immediatamente a mostrare un volto molto violento. Ci stava un vecchio che era stato all'America e c'aveva il cannocchiale. Allora ha guardato, ha detto: oh, ragazzi, date l'allarme che quelli sono tedeschi. Il 19 ottobre sono arrivati all'improvviso tre camion di SS e con un'azione fulminea, come erano capaci loro, sono sparpagliati per tutto il paese alla ricerca di uomini, di catturare uomini da portare a lavorare nelle fortificazioni degli altopiani, Roccaraso, Rivisondoli. In quell'occasione mio padre fu molto coraggioso e freddo, perché fu preso anche lui e pianissimo cominciò ad andare verso casa. E i tedeschi che tornavano tutto intorno, vedendo una persona così tranquilla, hanno pensato: questo è uno dei rilasciati. E quindi è riuscito miracolosamente ad arrivare davanti alla porta di casa. Io l'ho seguito e ho sentito, lui sibilava: corri, vai a aprire la porta della cantina. E io ho fatto il giro della casa, ho aperto la porta della cantina e lui si è rifugiato in casa. Sono venuti i tedeschi e ci hanno cacciato fuori di casa, col mitro spianato, fuori, 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 fuori. O lo diceva alla lingua sua, però si capiva che ti cacciavano fuori. E siamo sfollati e siamo andati sotto la Madonna delle Rose. Poi, ai primissimi di dicembre, è arrivato il bando dello sfollamento. E quindi preparativi affrettatissimi. Mio padre uscì allo scoperto, perché non poteva fare a meno, per dare una mano alla famiglia. E primo pomeriggio del 4 dicembre ci siamo incolonnati con tutti gli altri profughi verso le campagne, portando quel po' che avevamo potuto racimolare, sia di vestiario che di cibi, in quelle pochissime ore che i tedeschi ci avevano dato di tempo. La notte ha incominciato a mettere le bombe, a bombardare la parte opposta di Torricella, da una parte all'altra. Dopo una notte andò per terra pure la casa nostra. Sotto l'incalzare dell'avanzata inglese, i tedeschi inaspriscono ulteriormente la loro azione. Vengono evacuati tutti i paesi dell'Aventino e minate dall'interno le case e uccise senza pietà tutte le persone che contravvengono agli ordini.
Il 3 e il 4 dicembre i nazisti minano e fanno esplodere tutto il centro storico di Gessopalena. Il 4 dicembre è la volta di fare a San Martino. A Gessopalena, Domenico Troilo, futuro vicecomandante della Brigata Maiella, trova fra le macerie sua madre con il volto crivellato dalla raffica di una mitraglietta tedesca. Qua sono le tedesche, prima bruciavano per la contrada, no? Mettevano fuoco per le contrade, poi è venuto a far saltare la casa di Gessopalena. Lei l'ha vista le case che saltavano? Sì, come l'ho vista. Cioè, dopo due ore di tempo, dice, di buttare, no? Buttavamo che poteva buttare con due ore. E una donna, già al paese vecchio, là sopra, teneva uscita, aveva cacciato un maiale, no? In quel momento è saldata la casa ed è rimasta là dentro, è tutto un maiale. Il paese fu minato dai tedeschi casa per casa, ma non con le mine. Prendevano le conche nelle case della gente, ci mettevano questo esplosivo e facevano saltare casa per casa. Questo avvenne per due giorni. Nella campagna qui sotto casa mia ho visto saltare questa casa per aria. Mio nonno, che stava con me, guardava continuamente la sua casa pensando che, chissà perché, forse pensava, forse, poveretto, che può darsi che la sua casa si salvava. Poi quando la vide saltare per aria, si girò a piangere e dopo un mese era morto. E a causa del susseguirsi di tante violenze e del bisogno di difendere disperatamente tutte le cose più care, che tutt'intorno alla Maiella si sono aggregate piccole formazioni di combattenti italiani, che poi confluiranno nella banda dei patrioti della Maiella, fondata a Casoli dall'avvocato Ettore Troilo. La punta più avanzata dello schieramento alleato era arrivato a Casoli, cioè a 18 km da Torricella. Quindi aveva passato il Sangro, in particolare era la seconda divisione neozelandese. Nel primo periodo i partigiani, questi che hanno fatto la guerra partigiana, erano chiamati patrioti della Maiella perché avevano fatto delle azioni qua sporadiche, sia pur sporadiche, ma a Palombaro, a Civitella e in altri posti. Non erano ancora organizzati. Il primo che è riuscito a organizzarli è stato Ettore Troilo, l'avvocato Troilo, che da Torricella era sfollato qui a casa, abitava proprio di fronte a casa mia. I primi combattimenti organizzati contro i tedeschi si erano avuti già il 5 e il 6 ottobre a Capo Le Macchie, vicino a Fara San Martino. Nella zona operava la banda Palombaro, una formazione di patrioti nata a Chieti già all'alba del 9 settembre, subito dopo l'armistizio. Negli scontri di Capo Le Macchie, la banda Palombaro in un primo tempo aveva avuto la meglio sui tedeschi, che però, una volta sopraggiunti i rinforzi, disperdevano e costringevano alla fuga i patrioti. Fra ottobre e novembre, diversi giovani imbracciano il fucile con l'intento di arginare le prepotenze naziste, ma è una lotta impari. Si tratta di ragazzi organizzati alla meglio e armati in modo rudimentale, che si improvvisano in pattuglie prive di consistenza. Li ho trovati in mezzo a una compagnia di 7-8 persone, una campagna così, 7-8 persone. E stavano chiacchierando e mi disse a me, dice, vuoi stare anche tu? Sto anche io, mi disse, non c'ho nessuno. E mi stai là, in mezzo a questi qua c'era un maresciallo dell'esercito, vedi? E dice, facciamo una battuglia, ecco si chiamava come si chiamava la Brigata Maiella, battuglia. Se mi fate una battuta noi stessi volontari, e c'eravamo armati noi c'eravamo l'arma così, non ce l'aveva data l'inglese. Fucile da caccia, che ci stava allora? Qualche pistola nascosta che avevano rubato al tedesco pure. La voglia di fare è tanta e i giovani del posto si sforzano di collaborare con gli alleati in ogni modo. Portano informazioni, si offrono come guide, sorvegliano gli spostamenti dei tedeschi. Fin dall'inizio dell'occupazione tedesca lui aveva pensato a organizzare una resistenza. La cosa non è stata possibile per assoluta mancanza di armi. Cioè quello che si poteva trovare erano due fucili da caccia di qualche contadino, due pistole abbandonate dai carabinieri in fuga, ma certamente
un armamentario assolutamente inidoneo per affrontare truppe come quelle tedesche, che erano così ben organizzate. Quindi lui ha pensato l'unica speranza è cercare di convincere gli alleati a darci una mano, offrendoci noi per primi come volontari per fare da guida e per esporci in prima linea. Ci fu purtroppo una fortissima diffidenza iniziale da parte degli inglesi. E finalmente arrivò questo maggiore londinese, Lionel Wigram, che parlava un buon italiano e che era un uomo assolutamente diverso dai suoi connazionali. L'avvocato Ettore Troilo ha dovuto lasciare Torricella Peligna con tutta la famiglia e il 5 raggiunge gli alleati a Casoli, dove propone di ufficializzare queste forme di collaborazione. L'ipotesi consiste nel riunire tutte le pattuglie sparse sul territorio in un'unica formazione che agisca sotto la direzione inglese. Nelle trattative Troilo chiede che i patrioti vengano forniti di armi, di scarpe, di vitto sicuro e si arriverà entro la primavera a un numero di circa 200 arruolati. La data ufficiale di costituzione della banda di patrioti della Brigata Maiella è il 5 dicembre del 1943. Le trattative con questo nuovo comando ebbero lo sblocco appunto all'arrivo di questo maggiore Wigram, che prese immediatamente in simpatia questo movimento e anche contro il parere dei suoi superiori riuscì a ottenere il consenso di armare questi volontari e di dare loro un minimo di equipaggiamento e di cominciare a impiegarli in azioni belliche. Quando sono tornato già ci stavano gli inglesi. Dopo un po' di tempo hanno cominciato a ricostruire l'esercito italiano. Però non ci stava come la prima la cartolina di precetto per ordine del re, ma c'era per ordine del colonnello. E chi è che non c'è sto colonnello? Mi vennero a prendere al forno, stava mio padre e mia madre. Mi portarono all'ospedale vecchio e da lì sono scappato e sono andato a finire alla Brigata Maiella. Sei entrato nella Brigata Maiella? Sì. Perché? Perché c'era Ettore... Per difendere il paese e per difendere la famiglia che tenevamo a casa, per discacciare le tedesche. Avevo cominciato a fare i massacri ai tedeschi, avevo cominciato a sparare agli uomini, alle donne, e, insomma, facevo dei disastri forti. Per questo sono entrato nella Brigata Maiella, se no nessuno pensava io alla Brigata Maiella. Dice, ma è possibile che noi non ci potremmo difendere? Dice, questo non va bene così, una difesa la dobbiamo prendere. Allora ci hanno dato le armi e quelle armi ci diventavano pure noi. Prima che questi diventassero Brigata Maiella non erano molti, da quel che ricordo io, ed erano dei paesi qui attorno, di Torricella, di Lama soprattutto, di Palena, che si erano armati per poter riprendere i loro paesi, per poter ritornare alle loro case. C'era un motivo immediato. Anche perché questi erano sfollati dai paesi vicini e avevano potuto portare con sé soltanto poche cose. Pochissime cose. Avevano il fucile, ma non tutto l'equipaggiamento militare adatto al tempo, al momento e alla circostanza. Abbiamo cominciato a capire cose diverse che non sapevamo prima, che non ci avevano insegnato a scuola. L'ispirazione alla libertà. Come ha fatto ad arruolare 200 persone suo padre? Guardi, è stato un movimento assolutamente spontaneo. Venivano dalle campagne, dai paesi, soprattutto animati da un sentimento di rabbia, di vendetta, perché la maggior parte erano contadini. Privare il contadino degli animali, delle sementi, della casa, significa portarlo alla disperazione, alla fame, non è che avessero dei contanti, dei soldi. Vivevano di queste cose. I primi di dicembre sono anche i giorni in cui l'ottava armata tenta ad ogni costo di spezzare la resistenza tedesca a Orsogna. Il paese subisce cannoneggiamenti e bombardamenti aerei che lo radono al suolo.
i bei palazzi, le belle strade, le chiese, il castello. Tutto sparisce a causa di una guerra che distrugge persone e cose senza pietà. Centinaia di giovani neozelandesi perdono la vita nel corso degli infruttuosi attacchi. Ma chi si scontrerà in maniera ancora più sanguinosa e devastante con i tedeschi saranno i canadesi sul fronte di Ortona. La battaglia di Ortona è una tremenda carneficina, in cui fra civili e soldati canadesi e tedeschi muoiono 3.500 persone. A ridosso della Maiella, i tedeschi continuano a infierire sulla popolazione. L'11 gennaio più di 20 persone vengono massacrate in un casolare nelle campagne di Torricella Peligna. A causa di tante uccisioni, saccheggi, distruzioni e razzie, gli abitanti della Valle dell'Aventino sono esasperati. Vorrebbero fargliela pagare in qualche modo a quei militari tedeschi che infieriscono su gente inerme e fanno strage di donne, bambini e anziani. Vorrebbero fermare l'arroganza di quei soldati che vanno razziando animali e generi alimentari. I tedeschi si avevano allontanati e un po' di gente è rientrato. Beh, chi c'aveva qualche prosciutto, perché allora si beveva solo per quello, con un po' di lardo e 40 prosciutti, né che si comprava qualche altra cosa. È così che un contadino di Torricella Peligna si apposta per far fuori due tedeschi che vanno saccheggiando le case di povera gente stremata. Per tutto il mese di gennaio, gli abitanti di Torricella continuano a sfollare di casale in casale tentando di raggiungere Casoli oramai liberata attraverso il territorio a valle che costeggia il fiume Aventino, la cosiddetta terra di nessuno. È il pomeriggio del 20 gennaio. C'è la neve alta e alcune famiglie sfollate da Torricella si sono fermate a pernottare nei casolari di Sant'Agata, a un paio di chilometri da Gessopalena. Si tratta di 43 persone, fra anziani, donne e bambini. Altri sfollati di Torricella si fermano a mangiare con loro, poi ripartono perché hanno paura che possano sopraggiungere i tedeschi. Nicoletta De Luzio mi disse: statevi qui, sai, compagni, amici di Torricella. No, io non mi ci stengo. Al dialetto gli dicevo: io non mi ci sto qua, qua in cima perché ho paura, gli dicevo. Era sua amica Nicoletta Di Luzio? Sì, siamo andati pure a scuola assieme. Io non mi ci sono voluto rimanere, ho fatto i crapicci con mamma. Io ho detto: no, io qui in cima non mi ci sto, se andiamo a quell'altra masseria sotto. Poi noi siamo andati a Sant'Agata. Quando siamo andati là, abbiamo visto un fuoco grande, grande, grande. La legna ce la mettava proprio, la legna sana ce la mettava al fuoco. Poi noi abbiamo portato la farina e abbiamo detto a quelle persone: mo facciamo un po' di pasta e ce lo mangiamo stasera. Allora ci stavano 3-4 donne che l'hanno ammassata la pasta di casa e noi siamo messi la farina e siamo mangiata la sera tutta assieme. Venerdì 21 gennaio, a Sant'Agata di Gessopalena, i nazisti trucidano i civili sfollati da Torricella Peligna, forse perché i partigiani hanno ucciso due militari di una pattuglia tedesca. Li rinchiudono in due casolari, senza possibilità di uscita. Poi lanciano sugli sventurati una quantità di bombe a mano che ne dilania i corpi e li fa sprofondare col pavimento. Divampa un incendio che brucia ogni cosa. Il massacro comincia che è ancora notte e continua fino al mattino. Si salverà solo una ragazza, Nicoletta Di Luzio, con il fratellino Antonio, miracolosamente rimasti vivi sotto le macerie.
La sera siamo state lì, io e mamma, io dormivamo per terra. Mamma a un certo punto mi disse, svegliati, dice, che io ho sentito un rumore che non mi piace. Dopo un po' si sente più le cose, si sente più le botte, e queste casolari che ci stavano se ne sono andate tutte in mezzo al bosco, per paura che non venivano giù i tedeschi. Poi a un tratto vediamo una persona che cale. Oddio, fece mamma, dice, ma questo mi sembra Nicoletta, mi disse. Facci, ma io si avvicina di più. Io dicevo, vediamo, capito? Quando siamo andati lì, quando siamo visti lei e il fratello. Il fratello non poteva camminare perché pure aveva avuto una botta dietro la spalla, la cosa, alla gamba, lo stesso. E lei lo stesso. E disse, guarda, è successo un macello lassù che non ve lo potete arrivare a immaginare, gli disse. Prima ci hanno fatto restringere tutto dentro una camera e poi ci hanno sparato intorno e lei si è salvata perché era sotto a uno morto, si era messa. Sta Nicoletta. E il bambino? E il bambino si aveva messo sotto la paglia dentro una mangiatoia. Allora disse mamma, disse, mo che facciamo? Mi disse, lo possiamo far morire qua. Ma lo prendiamo e lo portiamo a Gesù Paleno, al comando inglese. Noi col fratello sulle spalle, una volta io e una volta mamma e lei sotto un braccio, l'abbiamo portata a Gesù Paleno, al comando inglese. E che poi... cosa diceva Nicoletta lungo il viaggio? Che diceva? Non diceva niente, piangeva solo. Oddio, 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 faceva. Solo così. Stavamo a una distanza di due chilometri. Distante, da dove è successo questo, no? Siamo sentiti sparare queste bombe a mano, sparare colpo di fucile, e noi siamo andati all'estero, chissà che cosa è successo. Dopo si è saputo. Durante l'inferno scatenato dalle bombe, un altro fratellino di Nicoletta, che stava soffocando per il fumo, si era lanciato fuori attraverso una porta divelta dagli scoppi, ma veniva ucciso da uno di quei giovani assassini. Mentre fra i casali di Sant'Agata si consuma un'orrenda carneficina, gli inglesi sono oramai arrivati a Gesù Paleno. Tant'è vero che saranno loro a prestare le cure mediche a Nicoletta Di Luzio e al suo fratellino. C'è anche un terzo superstite, Giuseppe D'Amico, che all'epoca aveva 18 anni, scampato alla strage per la sua prontezza di spirito. Quella mattina del 21 gennaio dovevamo andare a prendere da mangiare qualcosa. Allora, c'era la neve molto alta, ma... Era sereno, aveva fatto la neve dalla notte del 30 dicembre al 1 gennaio, la neve tutta una volta. Allora, era sereno e si vedeva abbastanza. Ma era verso le 5 del mattino, partavamo presto, dovevamo andare là e poi ritornare il primo giorno a questa parte che era sicuro che non ci stava i tedeschi. Invece, quella mattina siamo incontrati la pattuglia tedesca vicino a Sant'Agata, poco prima della masseria di Sant'Agata. Abbiamo incontrato la pattuglia tedesca, dell'alto, abbiamo fatto la perquisizione e c'ero io, un fratello, la sorella e la cognata, in quattro persone. Ha lasciato due soldati piantonati vicino a noi e l'altro è andato a fare la strage alla masseria di Sant'Agata. E abbiamo detto a quello, lasciateci andare, noi siamo borghesi, lasciateci andare, dobbiamo aspettare l'ordine da sergente di questi due tedeschi. Dopo una mezz'ora è tornato un altro due soldati, è venuto sopra, vicino a quelle due, ha detto ai compagni Caputo che ci doveva uccidere. Ha detto, noi andate indietro, e siamo avviati. A quattro passi, uscito da quel muro là, col moschetto, avevo un boschetto, tutti e quattro, un boschetto. E ho visto, io guardavo dietro, ho visto che puntata, stavo sparando. E
mi sono buttato, ho fatto il capriolo in mezzo alle ginestre e sono scappato e mi sono salvato. E gli altri invece? Era morto lì, hanno fucilato. E là, al Massarino, pure una zia, una sorella cugina e la figlia, è morta pure là, al Massarino. Bernardo Lannutti all'epoca aveva 15 anni. Vede la colonna di fumo che si innalza da Sant'Agata e si preoccupa. Il giorno dopo suo padre, che ha una proprietà fra quei casali, lo porta con sé e con lo zio a controllare cosa sia accaduto. Dice, Sant'Agata sta bruciando. Dice, come fa a bruciare? Non ci sta niente da bruciare. Invece, dopo pranzo, di quel giorno, mio padre, mio zio, insomma, e siccome c'eravamo anche un po' con, rimanendo un po' di roba là, di biancherie, avevo abitato là fino a... E abbiamo andato a vedere, a accertarci anche, per accertarci della situazione. E là ho trovato lo spettacolo che è impossibile raccontare, è impossibile... soltanto l'odore di arrosto della carne umana. Pazzesco. Poi sono ritornato ancora dopo, ho ritrovato un canile, cose, dei cani randagi che si sbramava le cose. Poi è stato, sono passati 15 giorni più che non l'hanno andata a seppellire, a pulirle, quindi in quel periodo è una cosa di strage. E per 20 anni circa ho sentito sempre quell'odore. Ci hanno mandato a noi l'inglese, ci hanno mandato là, a vedere tutti questi cadaveri che stavano là. Ma perché si era saputo in paese quello che era successo? Sì, si aveva saputo. Tutti questi cadaveri, cioè che avevano messo a paese per i travi, no? Perché ci hanno messo a fuoco, no? Hanno bruciato tutto. E poi hanno rimasto qui a paese per le travi, tutto carbonizzato era sta gente. Una ragazzina dietro la porta era rimasta, no? Gli hanno sparato con... No, gli aveva tutto il muso, era rimasto quella per terra, no? Perché fatto una fossa più grande di questa, più grande. E portavamo tutta là dentro, la portavamo tutta là dentro e poi l'hanno recuperta. Ma poi dopo un po'. Ma lei ha riconosciuto qualcuno di quei morti? No, sì. Erano tutti carbonizzati, che poteva chiamare? Il fronte è rimasto fermo, praticamente per tutto il mese di febbraio, marzo, aprile e maggio ci sono state solo azioni di pattuglia. Però mano a mano i tedeschi si ritiravano, quindi è stata liberata prima Torricella, poi Lama, poi Taranta e praticamente i tedeschi erano rimasti solo a Palena nella zona circostante. Ai primi di febbraio il maggiore Wigram è a Casoli che progetta un rischioso attacco al presidio tedesco di Pizzoferrato. Un'azione coordinata fra militari inglesi, patrioti della Maiella ed esercito italiano di liberazione. In caso di riuscita, ci sarebbe una svolta clamorosa per le operazioni militari in Italia lungo tutta la linea Gustav. Sul fronte occidentale, gli americani della Quinta Armata sono fermi. Il 22 gennaio sono sbarcati ad Anzio, ma sono rimasti imbottigliati a ridosso della spiaggia e a sud, quelli che vengono dallo sbarco in Sicilia, sono bloccati da un agguerrito manipolo di tedeschi che presidiano la zona di Cassino. Wigram riprende un'idea di Montgomery, che nel frattempo è rientrato in Inghilterra per preparare lo sbarco in Normandia. Montgomery sperava di arrivare a Pescara rapidamente già a metà novembre e di lì, attraverso la Tiburtina, portarsi a Roma e prendere i tedeschi alle spalle. Wigram vorrebbe passare da Pizzoferrato alla stazione di Palena e per quella strada scendere a Sulmona, a Vezzano e poi giungere fino a Roma, dimostrando agli americani come sappiano combattere gli inglesi. Sul marciapiede, proprio sotto casa mia, davanti all'edificio scolastico, vidi 20 o 30 contadini, giovani contadini, giovanissimi, perché allora i giovani di 24-25 anni non c'erano, stavano sotto le armi. Questi erano giovani
18-20 anni, con i vestiti tipici del contadino, le giacche, i pantaloni piuttosto ristretti, così con una coppola in testa, avevano un fucile in mano e una bandoliera gialla e delle scarpe nuove ai piedi. Poi vidi uscire dalla casa di fronte Troilo e Wigram, che passarono, diciamo, in rassegna questo plotone là di giovani. Un sergente inglese diede l'attenti e poi salirono su dei camion, dei Dodge che stavano poco sopra. E qualche giorno dopo si tentò questo attacco a Pizzoferrato. 3 plotoni di partigiani e 22 inglesi. L'attacco a Pizzoferrato della Whig Force parte la notte fra il 2 e il 3 febbraio del 44. 25 inglesi e 100 patrioti da Casoli si trasferiscono a Montelapiano, a Fallo, e di lì poi raggiungono Pizzoferrato. Era, se lo ricorda? Era il 3 di febbraio, il 44. C'era neve qui a Pizzoferrato? Sì, sopra proprio non c'era, perché la tramontana lo portava sotto, se non era tutta neve. Quanti anni aveva lei quando si è arruolato? 18 anni. Ma come mai ha fatto quella scelta? Perché la casa dei tedeschi è buttata a terra, no? Non c'era niente da mangiare, era una cosa che non si poteva resistere, perché i tedeschi ci seguitavano, sparavano, allora e si formò questa brigata. E sapevate usare queste armi che avevate in mano? Io ho fatto un corso prealpino a Dobbiaco nel 1943, prima che è caduto Mussolini. Siete arrivati qui, che ora era, se lo ricorda? La notte verso delle 3:30, 4 meno un quarto, è cominciato il combattimento. Però voi siete stati questa prima. Era la prima qua. La prima battaglia più forte, proprio da cosa. C'era il maggiore Wigram avanti. Che ordine vi ha dato? Ordine di far silenzio. C'era il gelo, non ne vesca così, perché la tramontana portava sotto. Però c'era sempre quella cosa di gelo e lo scricchiolio sotto. Si ricorda quello scricchiolio? Altro se me lo ricordo. Qual è stato il primo rumore che si è sentito? La battaglia. Attacca. I tedeschi sono dislocati in 3 case nella parte alta, dove si trova la chiesa di Santa Maria del Girone. La parola d'ordine l'hanno data qua sotto a noi. Perché? Cioè? Pescara. Pescara. Parola d'ordine. Perché la parola d'ordine non si dà mai prima. Questo è il comando, qua erano circondati, perché qua loro non potevano scappare da nessun posto, perché là tutti i partigiani inglesi qua sotto. Quindi non poteva fuggire assolutamente. È qui che è stato ucciso il maggiore Wigram, qui dentro? Là dentro. E dopo di lui siete entrati tutti? Siamo entrati subito, contemporaneamente, assieme entrati. E avete cominciato a sparare contro i tedeschi dentro? Subito. L'attacco si concentra subito sul presidio principale, che è a Casa Casati, dove il maggiore Wigram tenta un assalto di sorpresa, ma viene ucciso. La prima finestriera. Sì. Hanno trovato la via vuota sotto, perché là non c'era più quelli che guardavano noi qua sopra. Allora che ti ha cominciato? È cominciato a entrare qualcuno, mano a mano, quando ci siamo trovati, i soldati sparavano dietro a noi. Siamo girati tutti a discapito. I combattimenti continuano per ore, fino all'alba, e dopo alterne vicende, i patrioti si ritirano in alto, verso la chiesa. È un posto senza via d'uscita. Ma loro sperano nell'arrivo di rinforzi, si riparano dietro l'altare, ma presto sono costretti alla resa. Questo era il mio posto assegnato, di stare qua,
altre 3-4 ere là, con uffici mitragliatori, tutte là, lo stesso, e tutte là dietro, mi circondate, no? È stata la salvezza nostra, dopo. Tutti quanti qua siete tutti quasi, tra... perché quando quelle si erano messe... Vi siete rifugiati qui, avete chiuso la porta? Dietro all'altare. Tutti dietro all'altare? Sì. Ma i tedeschi quindi poi sono entrati? E non mica potevo entrare qua. Sono fermo là e ha cominciato a sparare come il diavolo, insomma. Qua dentro non si capiva più niente, era tutto nebbio di calce. Adesso la chiesa è stata riparata, no? E non si vedeva niente, loro neanche potevano entrare perché noi eravamo a loro. E dopo, visto l'insistente, allora la resa qua, ha cominciato questa resa. Noi abbiamo... Questi inglesi parlavano il tedesco e l'italiano. Noi abbiamo detto no, noi non facciamo la resa. Tanto noi ci ammazzano, noi resistiamo affinché possiamo. E noi dice, delle volte arriva qualche rimborso. Dice, no, no, ormai qua ci massacrano tutti. Ma vediamo come possiamo fare. Erano tutti qua dietro. Così, questa era la resa. E io mi trovo in questo posto, tutto in inglese, là, insomma, sì. Delle pallottole. Ah, hanno ecco, lasciato tutti i segni delle pallottole. Sì, queste nessuno toccate, rimaste intero. In 31 eravate tutti nascosti qua. Questa era stata la salvezza nostra, se non i massacri. Avete deciso la resa? E che cosa è successo? Ha detto qua, dovete togliere tutto, fucile, munizione, tutto quello che avete, tutto quello che avete. E siamo lasciato tutto, non avevamo niente addosso, niente. Che cosa prova adesso stare qua? Adesso mi sento male già. Ci ha fatto così, dice non avete paura, ci pensiamo noi, ma però la paura era avvenuta. Era una paura da rassegnazione. Dove rassegnare quello che ti stava succedendo. Avevate capito bene che ormai sì, era sì, perso? Sì, io era sicuro, io pensavo sarà adesso un dolore forte per morire. Insieme, con le mani in alto. Anche l'inglese. E quindi? Al muro. I tedeschi vi hanno portati al qua, muro? Qua. Qui, questo muro qua. Questo muro. E l'inglese era seduto, l'ha fatto sedere per terra. Ha fatto mettere tutto a fianco a noi, seduti. Noi eravamo qua. In piedi? In piedi, con le braccia così, contro il muro. Ma con le spalle? Al muro oppure con il viso? Faccia al muro. Faccia al muro. Traditore, no? Ah, certo. Faccia così. No? E da questa posizione, che guardavo ogni tanto, si vedeva qualche cosa di sole, ma poco. Dove così, fra non molto. E stavo pronto alla fucilazione. C'era già venuto come diceva, fucilare. Quello inglese che parlava il tedesco e l'italiano si è alzato di corsa, è andato all'ufficiale e dice no, ferma, questa l'abbiamo preso noi, non sono partigiani e voi non potete ammazzare, gli fece. Fece un riflesso, tutte e due, l'inglese, e fu sospeso, sta fucilazione, immediato. In quanti eravate al muro con le mani alzate? Quanti ragazzi? 10. 10, tutti e 10? Tutti e 10. A Pizzo Ferrato muoiono 2 inglesi e 15 patrioti. Nei combattimenti perdono la vita 20 militari tedeschi. Tra i superstiti, i patrioti italiani vengono deportati in Germania e i soldati inglesi rinchiusi nei campi di prigionia. Noi abitavamo sopra nel bosco e loro da là abbiamo sentito che si era finita la guerra. E dice andiamo alla Madonna, noi siamo tante della famiglia nostra troppo devote per la Madonna del Girone. Il 2 febbraio qui c'è una festa, la purificazione dei Maria Vergini. Allora dice, ma tanto ieri non ci siamo potuti andare, quando siamo andati mi trovo tutti quei morti per terra.
per terra, in mezzo al centro ce ne stavano due, stavano gli aldarini, uno da una parte e uno un'altra, due davanti. Ma in chiesa? In chiesa, schiacciati per terra quei morti. Tu lo vedevi tutto allungato per terra, facevi proprio l'impressione che hanno lasciato le macchie del sangue su quel pavimento. La dura esperienza di Pizzo Ferrato, la fallimentare prova del fuoco della Brigata Maiella, smorza gli entusiasmi dei giovani patrioti e l'avventura della Whig Force suscita polemiche per la fretta e l'approssimazione con cui è stata condotta. Nel frattempo, l'avvocato Ettore Troilo contatta un ex militare di Gessopalena, Domenico Troilo, che ha addestrato un gruppo di una ventina di ragazzi all'uso delle armi e con loro sta già operando nella zona di Fallascoso. Quando ai primi di giugno i tedeschi si ritireranno verso il nord, sarà Domenico Troilo a guidare le principali azioni militari della Brigata Maiella nella marcia di liberazione fino a Brisighella, Montemauro e a Bologna. Il numero dei patrioti intanto è cresciuto fino a 1300 uomini ed Ettore Troilo riesce a ottenere per loro anche una paga regolare. Alla fine della campagna militare, quando i patrioti il 1° maggio del 1945 arrivano ad Asiago, 54 sono i caduti in combattimento e 131 i feriti, di cui 36 mutilati. La Brigata Maiella è l'unica brigata in tutta Italia che non si è accontentato di liberare le terre da Lama dei Peligni, Fara San Martino, Civitella. No, non si è accontentato, è andata oltre, è andato fino alla fine della guerra. E addirittura è andata a finire ad Asiago. Sembra impossibile che da quelle piccole pattuglie che si aggiravano spaurite intorno alla Maiella sia nato un vero e proprio esercito formato da uomini semplici, uniti dalla voglia di giustizia e di libertà. Un esercito di eroi che hanno superato ogni forma di campanilismo e hanno voluto compiere fino in fondo il proprio dovere per il riscatto morale e politico della patria. Mi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Il 14 novembre 1963, dopo una lunga attesa, veniva conferita alla bandiera del gruppo Patrioti della Maiella la medaglia d'oro al valore militare. Oggi, 3 novembre 2005, ci ritroviamo con questa manifestazione per chiudere il 60° anniversario della liberazione e per chiudere con il rientro della bandiera da Asiago questa splendida iniziativa.